Grande successo per la serata delle Fonti Awards tenutasi lo scorso giovedì 4 aprile a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Il ruolo del penalista oggi e le nuove sfide, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani, che ha visto la partecipazione di Chiara Padovani, fondatrice Studio Legale Padovani, e Dario Bolognesi, fondatore Studio Bolognesi, avvocati penalisti d'impresa. La serata è proseguita con la cerimonia delle Fonti Awards Diritto Penale, che ha visto la premiazione dei principi del foro. Sono stati i meriti e l'abnegazione per la professione a motivare l'assegnazione del riconoscimento più ambito della serata, il premio alla carriera a diritto penale, accompagnato da una standing ovation. Grazie alle fonti, è questo uno dei momenti più emozionanti della mia vita, ha commentato la professoressa avvocato Paola Severino. Andiamo a premiare l'avvocato dell'anno diritto penale consulenza. Il premio viene assegnato a Dario Bolognesi, Studio Bolognesi, avvocati penalisti d'impresa, per l'approccio scientifico al diritto e la capacità di fornire da 3 decenni assistenza e consulenza in ambito penalistico, per aver predisposto dal 2002 numerosi modelli di organizzazione d'impresa per gruppi multinazionali leader nel settore industriale e farmaceutico, consentendo loro di evitare sanzioni. Eccoci qua, buonasera avvocato. Giusto, no, ha detto, ho chiamato tutti perché la consulenza non si fa da soli, mi sono fatto voce. Buonasera. Faccio un saluto urbi e torbi. Però ragazzi dovete venire un po' più avanti, sennò venite buoni. Venite avanti. Avvocato dell'anno diritto penale consulenza, eccolo qua. Siamo in compagnia dell'avvocato Dario Bolognesi, fondatore dello studio Bolognesi Avvocati Penalisti d'Impresa. Buonasera e buonasera. Benvenuto. Ecco, avvocato, lei si è aggiudicato il riconoscimento come avvocato dell'anno diritto penale consulenza. Come commenta questa vittoria? Mi fa molto piacere questo riconoscimento, che è un portato dei tempi, perché la nostra attività come penalisti un tempo era principalmente quella di intervenire a monte del fatto, reato commesso. Oggi abbiamo un dovere invece di prevenzione e la consulenza è utile proprio per la prevenzione. Bene, nel passato abbiamo parlato con lei di 231 e di attività consulenziale, argomenti chiaramente ancora validi. Che novità ci attendono a suo avviso? Ma posso fare subito un esempio per dimostrare come negli ultimi anni il problema della prevenzione e di una situazione di compliance sia di noi stessi come penalisti che del nostro studio che dei modelli organizzativi dei nostri clienti diventi sempre più importante. E posso fare l'esempio della recente direttiva dell'Unione Europea, la 1371 del 2017, che è stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio il 5 luglio del 2017 e che entrerà in vigore negli Stati membri tra breve, che riguarda la tutela penale degli affari finanziari dell'Unione Europea. Quindi una indicazione assolutamente mirata in senso penalistico che riguarda la maggior parte dei reati transnazionali in materia di soprattutto di violazione dell'IVA, che è un argomento diciamo molto all'ordine del giorno, perché queste frodi in questa materia si estendono nello spazio e coinvolgono spesso più stati europei, e questa direttiva impone agli stati membri di inserire nel proprio ordinamento questi tipi di reati transnazionali, ma soprattutto di individuare anche una responsabilità in ordine ad essi delle persone giuridiche e in particolare
come le dicevo, per le frodi IVA transnazionali. Quindi tra poco noi ci troveremo un nuovo reato presupposto della responsabilità degli enti, che sarà la frode IVA transnazionale. Quindi questo dimostra come il legislatore non solo nazionale ma anche europeo continuamente dia input che noi dobbiamo accogliere per essere appunto compliant rispetto alle esigenze sempre nuove. Voglio sottolineare che insieme a questa direttiva è stato approvato dal Parlamento europeo anche un regolamento che ha istituito la Procura europea, che è un organismo in cui vi è un procuratore capo, una serie di sostituti procuratori che provengono dagli Stati membri, ma che sono magistrati diversi da quelli che nelle diverse nazioni svolgono questo tipo di attività. E per questo tipo di reati che hanno questa natura transfrontaliera, c'è l'obbligo da parte degli Stati membri di comunicare alla Procura europea, la quale può avocare a sé il caso, e quindi ci troveremo a discutere, seppure davanti ai tribunali nazionali, con dei procuratori che non sono quelli della nostra Procura, ma che provengono da una realtà europea. Quindi le novità principali mi sembrano di questo tipo e di questo genere. Bene, ci sono dei procedimenti o degli incarichi che ha seguito negli ultimi mesi e che le va di condividere con i telespettatori? Ma se stiamo nell'ambito delle questioni che stiamo trattando, io dei casi ne tratto molti anche di tipo tradizionale, perché qualche processo di omicidio lo faccio ancora, no? Per tenermi in allenamento. Ma se vogliamo parlare della materia del penalista d'impresa, posso ricordare che proprio tra il 2018 e il 2019 vi è stata la fusione tra la società API Anonima e Total Erg, e noi ci stiamo occupando del modello organizzativo di questa realtà complessa proprio in questi giorni.